La mattina, quando io ho aperto il bar, mi ha trovato il vetri, il sangue per terra e la catena per terra. Ho detto, ma che c'è stesso ieri? Dice, guarda, stanno due ragazze, stanno chiacchierando, stanno un baciato qua. Ho facciato nella finestra e ho detto, non baciate qua, fu fronte alla moschea. E quello cominciano a tirare sassi, tirano a bicchieri. Questo è quello che è successo alcuni giorni fa qui nel quartiere Esquilino a Roma. Una giovane coppia di fidanzati è stata picchiata a sangue davanti questa moschea da un musulmano di 23 anni perché si baciavano. Questi sono pericolosi, t'ammazzano. C'è paura? Io sì. Non venire qua la sera perché gira un po' di gente, molti stranieri la sera, bevono birre, bevono tutti. Ha capito? Io ho paura. Succede spesso o è un caso sporadico? Succede spesso, pure l'altro giorno c'è la signora minigonna, messa minigonna jeans australiana, e loro uscirono la moschea e visto lei c'è la bicchiere spumanti in mano, il capo gruppo di loro, ha girato, ha sputato la signora. Dice, non ti vergogni minigonna, bevi fa fronte alla moschea. Mi sono seduta fuori del bar con un calice di vino per vedere le reazioni. Non va bene che abbiamo vinto, dico. Perché? No, non devo bere. E perché? Io bevo questo. Cioè Dio dice di non bere? E dove sta scritto? Sul Corano. Sul Corano c'è scritto che io non posso bere. E se bevo che mi succede? Mamma, lei non ha battuta prima che poi la lascia stare. Quello che è successo è giusto, non è giusto? Cioè, aggredire così, calci e pugni. Non lo so, dottore. Scusa, io quello che non lo so, non posso parlare. È vietato baciarsi qui? È vietato da una coppia? Stavo al paese io. Sì, ma vabbè, ma un'idea ce l'hai, no? Stavo al paese. La situazione all'Esquilino, purtroppo, è sfuggita un po' troppo di mano perché. Non è l'unica moschea abusiva che esiste qui all'interno del rione Esquilino. Ci sono altre moschee, una è a Sant'Eusebio, però sempre attaccata a una chiesa, e diciamo che operano nella totale illegalità.